De Profundis, con una crisi che sembra non avere fine. Sì, io dico che in questo momento la scuola, la società deve pensare di non retrocedere. Questo sembra una battuta, ma non la è. Perché quando prendi queste chine, adesso la squadra è sotto i tifosi, per essere ovviamente non c'è tifo. Potete immaginare, in questo momento la contestazione è profonda. E da un certo punto di vista è doveroso, l'importante è che rimanga nei confini della serietà delle cose, come sembra e come appare. La squadra adesso lentamente sta prendendo la strada degli spogliatoi, siamo in completo dissenso con la società. Io posso capire non far parlare i tesserati, ma non parlare neanche la società, è chiaro che è una scelta di perdere tempo, ma insomma qualcosa ci deve essere, deve succedere, perché la china, l'abbiamo detto la settimana scorsa, è talmente pericolosa che qui bisogna intervenire alla svelta prima di retrocedere, perché qui si può lottare anche per non retrocedere, visto le prestazioni che stiamo facendo ultimamente. L'obiettivo adesso è pensare a quello. Francamente non posso immaginare come non si possa cambiare allenatore, ribadendo che ovviamente le colpe non sono solo le sue, ma è lui l'artefice della squadra, è lui l'artefice di una squadra che in questo momento non è squadra, non è in grado di fare un modulo di gioco, non è in grado di stare in campo, non ha aggressività, non ha niente, è una squadra completamente slegata, e quindi ribadisco, andando avanti così si rischia non di recuperare i risultati ma di retrocedere. Andrea, colgo la tua provocazione, che non è una provocazione, perché tre sconfitte consecutive con delle neopromosse e con una squadra che è ultima in classifica dicono questo, cioè che Piacenza deve veramente guardarsi alle spalle a questo punto. Ma ti chiedo, ok, ma mettiamo che sia esonerato Maccarone, abbiamo già qualcuno disponibile? C'è già un identikit di quello che potrebbe essere il prossimo allenatore? Perché questa è una domanda fondamentale, perché la prossima partita è già domenica con il Crema. Io Cross continuo a pensare che in questo momento la soluzione sia quella di prendere Rossini e di metterlo in panchina. Conosci l'ambiente, conosci i giovani, è di Piacenza, quindi ha anche un'attitudine, un'attenzione ai confronti di questa squadra importante. Lo metti lì, arrivi fino a dicembre, vediamo che cosa salta fuori. Ma se tu non cambi, il problema diventa che anche col Crema domenica sarà una prestazione di questo genere. Cioè, se tu non fai nulla, non può cambiare nulla. Questo è, indipendentemente da chi possa venire a fare l'allenatore. Raccontaci anche quello che sta succedendo. Avevo visto la foto con i giocatori sotto la curva della Piacenza. Si è placata un attimo la situazione? Sì, quello che dicevamo prima, la squadra è andata compresa ovviamente dello staff tecnico sotto la postazione dei tifosi, come peraltro fa sempre tutte le partite, sia che vinca che perda. È chiaro che la contestazione c'è stata, in termini normali, consueti, non ho visto gesti che non devono esserci in un campo da calcio, ma la contestazione ci sta. Stiamo parlando di una squadra che ha perso in casa, l'ultima in classifica.